Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di Excel Facile. Nella lezione precedente abbiamo parlato di come ordinare dei dati secondo uno o più criteri. Nei commenti a questo video potete trovare il link alla lezione precedente. Vi ricordate che avevamo visto che quando si ordinano dei dati secondo uno o più criteri, Excel in automatico riordina le intere righe in base ai criteri impostati. Però, se avessimo la necessità di ordinare i dati solo di una colonna, come possiamo fare? Vediamo un esempio. Prendiamo il nostro file con i prodotti e vediamo che adesso i dati sono ordinati in base alla data di acquisto, dal più recente al meno recente. Possiamo vedere che abbiamo aggiunto una colonna, la colonna A, che è una colonna di contatore, praticamente va a indicare quante righe abbiamo nel nostro elenco, in questo caso 11 righe perché abbiamo 11 prodotti. Proviamo adesso a cambiare l'ordine di questi dati in base alle quantità di magazzino, ad esempio. Quindi clicchiamo su ordinamento personalizzato, vediamo che Excel seleziona l'intera tabella, ordina per quantità di magazzino e lasciamo ad esempio ordine dal più piccolo al più grande, quindi in ordine crescente. Perfetto, quindi ha risistemato i nostri dati in base al criterio che abbiamo impostato. Possiamo vedere però che cosa è successo, che la colonna contatore ovviamente ora non ha più un senso perché si sono spostate le righe e il numero che prima era un numero impostato manualmente di appunto come contatore di righe ora si è perso, ha perso l'ordinamento. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo riordinare solo la colonna A. In che modo? La selezioniamo, dobbiamo sempre selezionare anche l'intestazione della colonna, quindi in questo caso la parola contatore, quindi la cella A1. Quindi selezioniamo l'intera colonna, andiamo sempre qui in alto sul tasto ordina e filtra, selezioniamo ordina dal più piccolo al più grande, in questo caso perché mi interessa che i dati siano in ordine crescente, e vedete che compare un avviso. Excel ci informa che i dati esterni alla selezione corrente non verranno ordinati, quindi ci propone di scegliere un'opzione, o di espandere la selezione e quindi di comprendere l'intera tabella, oppure di continuare con la selezione corrente. Ovviamente in questo caso a noi interessa selezionare solo la selezione, quindi clicchiamo su continuare con la selezione corrente e clicchiamo sul tasto ordina. Perfetto, possiamo vedere che i dati dalla colonna B a G sono rimasti esattamente come erano, infatti i nostri prodotti sono ancora ordinati in base alle quantità di magazzino. In compenso la colonna contatore si è numerata correttamente, quindi vediamo che ora i nostri numeri hanno una progressione corretta dall'1 all'11. Spero che anche questa lezione vi sia stata utile, grazie mille e alla prossima lezione!